Ah, l'Elizabeth, il mio primo amore, una grande, magnifica nave. Sono passati 30 anni dalla prima volta che solcai con lei i 7 mari. Ci vollero mesi per costruirla in quel piccolo cantiere navale. Dove ero rimasto? Oh, certo, parlavo del mio primo grande viaggio. Il vento soffiava gonfiando le nostre vele e ci spingemmo ancora più a oriente come mai prima d'allora, perché sapevo che in quella regione c'era una grande carestia. La nostra nave è quindi partita carica di grano e carne in salamoia. Poi un giorno firmai un contratto per costruire il nuovo edificio della corporazione mercantile. Ci fu una grande cerimonia il giorno dell'inaugurazione. E quello stesso anno divenni un membro del consiglio cittadino. Ma non tutti gli incontri sono stati piacevoli. Pirati, bucanieri, il terrore dei mari. Ci circondavano come lupi. Sentivano ovunque il nostro odore e ci aspettavano. Così iniziammo ad armare le nostre navi e a formare convogli quando era possibile. Ma anche in questo modo, molti di noi furono costretti a ritirarsi. Ed è con orrore che ricordo la grande epidemia. La morte nera distrusse molte delle cose che avevamo realizzato. Molti morirono e altri se ne andarono. Ci vollero anni di duro lavoro perché la città tornasse grande e prospera. Ma ricorda, gli onesti e duri anni di lavoro mi hanno ricompensato 1000 volte di più. Quando poso lo sguardo sulla mia città e vedo in che modo splendido si è sviluppata in tutti questi anni, allora posso dire con tutto il mio orgoglio: ho dato anch'io il mio contributo. E ora dimmi, mio giovane mercante, riuscirai a far crescere la tua piccola società? Otterrai fama, benessere e notorietà?